Inaugurato oggi a Pistoia il Festival del Giallo, una rassegna che in una decina di anni ha saputo conquistare il cuore degli appassionati, diventando un punto di riferimento a livello nazionale. Mazzeo, la cultura è libertà. Si apre domani le cascine il fine settimana organizzato dal CSI, un ricco calendario di appuntamenti, trasporti e giochi. Mazzeo, il 2021 è stato straordinario, ma questi eventi sono il motore di tutto. Pistoia si tinge di giallo, uno dei colori dell'autunno, ma soprattutto quello per antonomasia di un genere letterario tra i più letti. Oggi si è aperto il festival che promuove questo filone e che fino a domenica proporrà una serie di appuntamenti a tema per gli appassionati, ma anche per chi questo mondo lo ha visto finora solo dall'esterno. Il tema prescelto per l'11ª edizione è mare e misteri, giallo mediterraneo e altre narrazioni. Un'occasione per il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, per ribadire l'importanza di ritornare a vivere questa esperienza dal vivo, anche se a dire il vero questa manifestazione nel 2020 si svolse prima che il paese andasse in lockdown. È bello vedere che la gente torna a incontrarsi e in questo caso a innamorarsi della lettura che ti scuote il cuore, l'anima e la mente. Dove c'è cultura c'è libertà, ha detto Mazzeo. Il concetto è stato affermato anche da Giuseppe Previti, il direttore artistico, che ha ricordato l'importanza di non arrendersi alla pandemia, nonostante le difficoltà organizzative. Ho sempre detto che le porte del Consiglio regionale devono essere aperte a chiunque investe sulla cultura, chiunque investe sulla capacità di saper trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, il valore del libro, il valore della lettura, il valore anche del saper scrivere. Non è scontato in questo tempo, ormai siamo tutti abituati a usare brevi frasi, i tweet, e questo ha cambiato un po' il modo di comunicare. In questi mesi difficili della pandemia, anche perché si è stati tutti un po' di più a casa, ho avuto la possibilità di tornare a leggere come quando ero molto più giovane, a rientrare in quei pensieri che ti segnano il cuore e la mente. Quindi sapere che c'è la possibilità di nuovo di riessere tutti insieme, di farlo in presenza, di mandare un messaggio positivo è qualcosa di importante. E quel grazie che ho detto all'inizio lo voglio ripetere, perché in questo tempo non è scontato decidere di investire in cultura, decidere di riaprirsi alla cittadinanza non sapendo quali erano le condizioni che stiamo vivendo. Fortunatamente i vaccini e i Green Pass ci hanno aiutato a poter ripartire, e consentitemi anche di essere orgoglioso del lavoro che è stato fatto in Toscana. Le novità sono che intanto che facciamo questo festival, perché è stato un po' sofferto, l'abbiamo dovuto rimandare varie volte da febbraio ad ora, ma sempre la speranza di farlo in presenza, e questa è una cosa importante, anche perché vogliamo che gli autori che saranno presenti, il nostro è un festival a tema, e quest'anno il tema era il noir mediterraneo, perché il Mediterraneo è un mare che prende un po' tutto nel bene e nel male, e quindi cosa meglio di un festival del giallo per rappresentarlo. A sostenere l'iniziativa è intervenuta in Palazzo del Pegaso anche il consigliere regionale Federica Fratoni, che ha ricordato gli esordi della manifestazione e la capacità nel tempo di varcare i confini locali per affermarsi a livello nazionale. La testimonianza dell'appeal della manifestazione, come sottolineato da Margherita Semplici, assessore alla cultura del comune di Pistoia, è nel tutto esaurito che alcuni eventi hanno già fatto registrare. Io sono fra i fortunati che ha visto nascere questo festival per la caparbietà degli organizzatori che anno dopo anno l'hanno costruito, l'hanno fatto crescere, e oggi questa 11ª edizione si pone veramente ad un livello molto alto che costella già un diadema importante per la città di Pistoia, che è quello di essere stata capitale della cultura italiana e secondo me di esserlo ancora oggi. Questa è una delle manifestazioni sicuramente più importanti
che celebra un genere molto fruito dai lettori, con ospiti di caratura nazionale e internazionale, quindi siamo molto orgogliosi di ospitare questa presentazione qui in Consiglio regionale, perché certamente è una manifestazione che onora tutta la Toscana, quindi l'invito chiaramente è a partecipare vivamente, anche perché in questa fase post-pandemica la voglia è quella, mantenendo certamente le misure di sicurezza, ma di tornare a vivere i nostri spazi di socialità e a poter godere di belle iniziative come quella appunto del Festival del Giallo. Tra i pochi eventi culturali degli ultimi due anni è riuscito a non saltare neppure un'edizione a causa del Covid, dal momento che l'edizione precedente del 2020 si tenne appunto poco prima, nel mese di febbraio del 2020, poco prima del lockdown, e oggi torniamo diciamo ai canoni regolari della manifestazione nel 2021, in un periodo che per adesso ci sembra consentire questo tipo di eventi. Ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo la direttrice dottoressa Rasetti della Biblioteca San Giorgio, che ha creduto negli anni a questa manifestazione, che ha sempre avuto un'importante presenza di pubblico, e siamo convinti che anche la scelta degli organizzatori, che è ricaduta su scrittori di rilievo, porterà anche quest'anno, nonostante le restrizioni e i numeri contingentati, ad una presenza di pubblico importante. Mi risulta infatti che sia diciamo già tutto esaurito per gli eventi che vi saranno presso la Biblioteca San Giorgio. Tra gli ospiti, circa una quarantina: Maurizio De Giovanni, presente ogni anno, Marco Vichi, Leonardo Gori, Franco Forte, Valerio Calzolaio e Gino Vignali. Per lo sport italiano, il 2021 è un anno che resterà nella storia. Medaglie olimpiche pesanti, vittorie agli europei del volley e del calcio e molti altri successi. Poi c'è tutto un mondo che fa da leva ai livelli più alti e parte dalle organizzazioni che pensano alla base, come il Centro Sportivo Italiano, promotore dell'iniziativa CSI in Tour, a ciascuno il suo sport, che tra domani e domenica proporrà al Parco delle Cascine a Firenze l'evento Il Villaggio dello Sport, realtà familiare per il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Lo sento un po' la mia casa. Quando sono arrivato a Pisa sono stato accolto dagli amici del centro sportivo. È la mia storia e la mia tradizione. Sulla stessa linea di pensiero il presidente regionale Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza di dare slancio ai livelli più bassi. È bello ritrovarci tutti insieme, è bello che il Centro Sportivo Italiano, io la sento un po' la mia casa. Quando sono arrivato a Pisa sono stato accolto dagli amici del Centro Sportivo, è la mia storia e la mia tradizione, quindi è bello oggi poter essere qui in questo momento di ripartenza per il Centro Sportivo Italiano della Toscana. È davvero una grande iniziativa che si apre ai cittadini, alle cittadine, ai ragazzi, alle ragazze. Io penso che dopo questo anno bellissimo del nostro sport professionistico, in cui siamo riusciti a raggiungere dei traguardi inaspettati vincendo praticamente tutte le competizioni possibili, sapere che lo sport non è solo quello, lo sport è anche quello che praticano tutti i ragazzi e le ragazze con fatica, lo sport è socialità, lo sport è stare insieme, lo sport è il modo per crescere e vivere meglio, e sapere che si può finalmente ripartire, rifarlo nelle nostre piazze, è qualcosa di bello. Per questo ho deciso di ospitare qui, nel luogo più alto della democrazia della Toscana, questa conferenza stampa, per dire grazie alle tante volontarie e tanti volontari che si impegnano nel Centro Sportivo Italiano, perché il Centro Sportivo Italiano, come le tante associazioni, i tanti enti di promozione sportiva che ci sono sul nostro territorio, sono fatti da volontari, da chi toglie parte del suo tempo per metterlo a disposizione degli altri. Questo è il cuore grande della Toscana e io sono felice davvero che ci sia una nuova ripartenza e che si mandi un messaggio forte, che si deve investire sullo sport per tutti, non solo sullo sport professionistico.
Devo dire che è importante che questo avvenga a livello di base con questa iniziativa che si svolge alle Cascine, il luogo dove è nato lo sport spontaneo a Firenze e si è aggregato nei primi impianti sportivi. Il club sportivo è nato nel 1870 e lì vi è il campo di calcio dove giocò la prima Fiorentina che venne fuori dalla fusione con la Libertas, dove si correvano le gare ciclistiche all'interno del velodromo, dove accanto fu fatto un muro falso per fare le partite a pallone bracciale, che era lo sport più diffuso alla fine del secolo. Oggi il CSI, vitalizzando sul piano sportivo le Cascine, si inserisce nel solco di questa cultura e tradizione per l'attività motoria a Firenze e offre l'opportunità a tanti ragazzi di ripartire attraverso lo sport. Del resto lo sport anche a livello di vertice è stato un simbolo. Quest'anno, il 2021, chi l'avrebbe mai immaginato vincere i campionati europei, che Marcel Jacob vincesse i 100 metri, la gara olimpica per eccellenza, che la nostra staffetta, ma anche nelle attività paralimpiche, la toscana Ambra Sabatini vincesse con tre ragazze italiane sul podio una gara di 100 metri che la riporta a 2 anni fa, quando questa ragazza che aveva 17 anni con un incidente gravissimo si vide amputata una gamba. Oggi vederla con la medaglia d'oro scherzare con il Presidente della Repubblica esprime il senso più profondo dei valori dello sport. Un mondo rappresentato in Palazzo del Pegaso dal presidente toscano del CSI Carlo Falaci, che ha parlato dell'appuntamento del fine settimana, evidenziando le potenzialità di queste iniziative. Al suo fianco Simone Cardullo, presidente del CONI regionale, che ha raccontato il ruolo del CSI durante la pandemia. Attiveremo alle Cascine un villaggio dello sport, con varie strutture sportive, nelle quali società sportive, gruppi parrocchiali, circoli ricreativi e anche liberi cittadini potranno usufruirne in modo assolutamente gratuito, con copertura assicurativa assicurata dal Centro Sportivo Italiano. Direi che questo è un evento probabilmente oggi il più importante che si svolge in Toscana per quanto riguarda lo sport per tutti, e di questo in un certo senso siamo orgogliosi. Siamo nella fase della ripartenza, no? Le società sportive, non solo del Centro Sportivo Italiano, hanno sofferto molto in questo periodo. Noi siamo a fianco del centro di queste società sportive, proponendo delle attività a loro misura. Siamo un'associazione di promozione sportiva, ma vogliamo essere soprattutto un'associazione di promozione umana attraverso lo sport con finalità assolutamente educative. Oggi ne approfittiamo anche per questa conferenza stampa per parlare della manifestazione che verrà fatta il 9 e il 10 al Parco delle Cascine, e come CONI siamo contenti, specialmente se un ente di promozione sportiva pone parecchia attenzione anche al movimento giovanile. Tra gli eventi in programma, tornei di pallacanestro, pallavolo, calcio 3 contro 3, danza e arti marziali. E ancora, i giochi ludico-motori e di animazione svolti sotto la guida di animatori sportivi e istruttori. Tutto gratuito e nel rispetto delle normative anti-Covid.